Buonasera, buonasera, buonasera. Bentornati questa sera su questo meraviglioso menù di Anno Mutazione. Allora, ieri sera ci siamo lasciati dopo aver trovato una loli per terra, tipo. Stavamo camminando, a un certo punto abbiamo trovato. Oh, una loli. E va bene. Adesso, quello che dobbiamo fare, non mi ricordo manco più cos'è. Cosa dobbiamo fare? Why the fuss? Go to Noctis e find Loki. Ah, Loki è il tizio, giusto, 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 giusto. Loki è il tizio che stava dentro al robot che noi abbiamo pestato malamente, tipo nel primo combattimento vero e proprio del gioco. Ok, adesso ricordo. Quello che non ricordo è il perché dobbiamo andare da lui. Penso che sia perché dobbiamo scoprire il motivo per il quale Fatio Pugni stava cercando Ryan, giusto? Credo che la motivazione sia questa. Comunque sia, lo scopriremo a breve perché stiamo andando a cercarlo. E con stiamo andando a cercarlo intendo che siamo pronti a menarlo violentemente. Con una cattiveria inaudita, disarmante ed esagerata. Perché sicuro finirà schifo dovremmo pestare qualcuno. Su questo non ho dubbi, sinceramente. Finito l'acqua. No bueno. No bueno. Allora, dove sta il tizio? Qua. Salve. Ma ragazza, mi sono porto il cazzo di stare qui in piedi. Hai qualche lavoro da raccomandarmi? Beh, c'è questo bar in Margarizia che ha bisogno di un bartender. Ah, lascia perdere. Mia mamma non mi permette di bere. Ok. Ok. Non me lo aspettavo da un uomo grande e grosso come lui, però, ehi. Salve. Ah, cambia automaticamente il vestito, va Who am bene. I? Aren't you persistent? TR is furious. Your brother really pissed him off. Chi è So, TR? you still looking for that thing, huh? Let's finish what we started on the rooftop. Boys, time to sober up. Let's welcome Schiaffoni? our guest. Schiaffoni. Easy. Proprio schiaffi ignoranti. Attenzione! Si fa avanti lui? Uno contro uno? Senza mecha stavolta? Porca troia, erano due. Porca troia, erano nove. Oh, questo gliel'ho parato. Ora che voleva. Che fai, oh? Che troia. Sono due? Tre. Ok, tre colpi. Oh, Perry. Non se l'aspettava. Convinto di averlo parato quello. Dio, se sono scemo, vabbè. Simen. Ma tipo in questa modalità io non prendo danno, è solo una mia impressione. O semplicemente recupero troppa vita per rendermene conto. Non mi è mica chiara sta cosa. Easy. Ok. E anche lui ci saluta. Vabbè, non è stato difficile. Forse addirittura è stato più semplice di quando era nel mecha. Not bad. The thing you want isn't here anymore. TR took it. Buzz off. Go visit him if you want it.
Not my problem. I'm off the clock. Later. Ok. Lui sta lì così. Non ho capito, però va bene. Who's this TR? Ok, quindi è il suo superiore, il capoccio. I see. How can we get to him? One sec. Let me see. It's this location offshore. We need to go to Harbor Town and find a ferryman called Proteus. He might be able to help us find TR. Let's head to Harbor Town. TR. Non sappiamo qual è il suo nome vero, immagino. Vabbè, quel che importa è che abbiamo finalmente pestato a dovere Loki e questo ci rende felici perché l'ultima volta, sai, magari c'era il dubbio, no, di come fosse finito. No, gli abbiamo fatto il culo. Abbiamo fatto il culo, abbiamo vinto noi, non può più trovare scuse. Fa un caldo, ragazzi. Io voglio fare il bravo ragazzo, quello che ci tiene al clima, all'ambiente, non accendere il condizionatore. Però, ragazzi, ci sono 30 gradi. Varanus. Task forces are dealing with it. Sigrid has also been released. The Gatekeeper project is reinstated. Didn't the consortium freeze it? Who is behind it? Is it C? If Test Subject 06 has awakened, will we repeat the same disaster that happened 18 years ago? I'll go get Sigrid first. We'll deal with 06 later. Wait for me to return. Gente? I will go. Chi è Sigrid? Evacuate the staff. Che sta succedendo? Perché c'è una scimmia che fa? Perché non si capisce niente in questo gioco? Did you get anything on Proteus? Perché? Not much. He underwent tons of cyber surgery. I don't have any images of him after that. Fine. At least we know he's in Harbor Town. We'll find him. Ok. Dove sono? Perché sono qui? È solo una questione di tempo prima che io conquisti questo posto. Scusami. Non ho capito. Sei tipo un altro personaggio di uno dei loro giochi? Hey, it's my turn. Shut up. Whose turn is it? It's me. Proteus introduced me. Sì, Red, ok. Qua non c'è manco più. Proteus. Che cazzo? Spariscono i box di testo, altri dovrebbero avere il colore rosso ma non ce l'hanno. Ah, peccato, la qualità è un po' bassina. Ciao, giovane ragazza, non sembri una di queste parti, vuoi una guida? Sembri curiosa riguardo... sembri incuriosita dall'Underground Arena. Puoi vedere degli eccitanti combattimenti di boxing e scommettere per divertimento. È facile vincere decine di migliaia di soldi, generici soldi. Sto solo cercando qualcuno. Conosci Proteus? Oh, mi sa di sì. Ah, Proteus, certo, certo, lo conosco. È nell'arena. Lui è quello che piazza le bet, piazza le scommesse. Che ti va di comprare un ticket per andare a trovarlo? La guardia ha detto che ho bisogno di un invito per entrare. Ah, sì. Ma quello è per coloro che vogliono combattere. Se non vuoi combattere, ci sono altri modi. Ta-da! Boxing ticket. Questo è l'ultimo. È un buon prezzo per un'amica. Solo 50 crediti. Ti costerà molto di più la prossima volta. Non esitare. 50 crediti è un buon affare. Va bene, dai. Per 50 crediti, voglio dire. Ok. Sei amica mia adesso. Vieni da me se... dovessi finire nei casini ad Harbor Town. Ok, grazie, credo.
Ragazza, tu mi sembri qualcuno dell'agenzia, vero? Mi chiedo se puoi essere interessata a un lavoro. Un mio caro amico è stato preso dai uomini di Factio Pugni. Factio Pugni? La gang che ha la sua base, cioè che ha una base in una nave? Non è solo una nave, è una fregata piena di Factio Pugni, cioè piena di equipaggiamento e armi dei Factio Pugni. I Factio Pugni hanno stoccato un sacco delle loro armi lì. Quindi se non sei capace non rischiare la tua vita. Tu sei Proteus? Sono davvero così conosciuto? Non va molto bene per il mio piano. No, ho solo sentito parlare di te da qualcuno. Cioè, ho sentito di te come qualcuno che può aiutarmi a raggiungere la fregata dei Factio Pugni. Sto cercando qualcuno lì dentro. Possiamo fare un patto? Se mi aiuti, ti aiuterò a salvare il tuo amico. Ammiro il tuo coraggio, ma devi provare che sei capace. Cosa intendi? C'è un'arena sotterranea vicino a questo bar. Mostra questa lettera di introduzione alla guardia e ti faranno entrare nel combattimento. Se vinci, ti faccio arrivare alla fregata. Andata. Easy. Penso, spero. Ciao, mitico. Invito, se non ce l'hai... Ce l'ho, eccolo qua. Una lettera di introduzione da parte di Proteus? Ha mandato qualcuno a farsi ammazzare di nuovo. Quindi posso entrare? Certo, grazie. Noi parliamo con i pugni qui. Ok. Vuoi schiaffi, quindi? Non ho capito. Ti devo prendere a schiaffi. Oh, guarda chi c'è. Il pannocchiaro. Per favore, non deridere, mio fratello. Pensare che mio fratello condivide le stesse caratteristiche con il tipo dentro. Eh? That my brother shares the same characteristics as the guy inside. Certo che è proprio un fratello timido e noioso. Il fatto della pannocchie family business è tutto nelle mie mani adesso. Vuoi controllare un po' la roba che ho da vendere? Sì, pigliamone un altro e via. Giusto così, per dire siamo pieni. Con chi devo parlare? Con te? Ciao, sono Registrar. Che cazzo è il Registrar? Quello che registra la gente? Registrar. An official responsible for keeping a register or official records. Ok, quindi quello che tiene il... insomma... Che succede? Ah, ok, guarda... La gente che si pesta per 30 secondi da spettatore, ok. Benvenuta. Ciao, sono Anne Flores. E questo è il mio invito. La gente che viene qui è disperata per qualcosa. Solitamente è reputazione o soldi. Ma dato che tu sei stata invitata qui da un abitué, scommetto che non hai bisogno di altre introduzioni. Sei pronta a combattere? Minchia, che no? Scherzi? Mr. Proteus è un nostro caro amico, quindi puoi... combattere, buona fortuna. E Namo. Wow, ok. Vincerò. We'll drag the giant out of the ring, ok. Oh, guarda chi c'è. Hey, Miss, sei tu. Shh, per favore, non dire a nessuno di quello che è successo. Ok. Legendary fighter Bruce B. Ok. Dai, Semena! Gli schiaffi? Posso lanciare anche le granate io? È solo tipo... Vediamo com'è, se tipo... Round 1, ready, fight! Tipo Mortal Kombat. Che fai? Ah, che arrivo. Ah, mi metto. Che cazzo però. Ah,
Ah, mi sa che devo usare... Aspetta, usiamo questo a sto punto. No, e dai, mi sto schivando. Oh! Baboon baby! Ok, questo non si può parare. Però qui gli posso trivellare alla grande perché lì. Ok. Perché non aveva più lo scudo. Easy. E ho vinto io. Winner! Impressionante! Sapevo che Mr. Profius aveva un occhio buono. Hai appena sconfitto il nostro combattente più forte. Quindi sei il campione di questa settimana. Miss N, a breve faremo un grande torneo. Se fatti vedere se sei interessata, la vincitrice otterrà... Cioè, la vincitrice, perché chiaramente sarò io, otterrà dei generosi bonus. Ok, lo otterrò a mente, grazie. Ma che succede di qui? Perché tipo vedo che c'è anche un altro ingresso. Questa gente sta impazzendo. Sta continuando ad applaudire i combattimenti mortali di altra gente. Ah. Non sono mai stato un gran fanatico degli sport da combattimento. Oh, oh. Complimentoni, è davvero una roba figa. Eri anche tu lì? Qualcuno come me non starebbe mai con quelli che possono a malapena permettersi un ticket. Mi ci sono voluti solo 2 minuti per capire che avresti vinto. È durato molto meno il combattimento, sono abbastanza sicuro. Hai ciò di cui hai ciò che serve per fare un bel casino su quella fregata. Quindi fai un check del tuo equipaggiamento, pronto ad andare? E andiamo. Il mio amico è chiamato Lurs. È un tizio con un occhio solo e una panzona. Non so dove è stato imprigionato, ma mi ha mandato un segnale di rescue, di salvataggio, diciamo. È vivo. Se solo tu potessi dargli una chance alla libertà, volerebbe via come un grasso ma veloce gabbiano e probabilmente ti darebbe qualcosa di buono. Non ti preoccupare, ti riporto indietro io quando finisci con la tua cosa. Grazie. Andiamo. La cosa figa di questo gioco è che tutti i personaggi che vedi, cazzo, sembrano... Sembrano quasi personaggi principali, perché tipo la tipa a sinistra sembra un personaggio principale, gli altri due sembrano personaggi principali, pure quelli due che ti stanno vedendo, da là sopra, sembrano tizi che magari c'entrano qualcosa con il gioco, non con la trama vera e propria. Molto figa questa cosa. Chi sei tu? Ma lui c'ha un'ancora dietro. Ma tipo un'ancora come se fosse tipo la sua arma. Ok. Cos'è che è un mistero? Time to speak our true feelings.
No. Che cattiveria, ma proprio l'ha abbandonata così. Arca troia. Ehi, i paparazzi, addirittura. What the... How rude. Ah, sorry. You remind me of a friend. I couldn't help taking a photo of you. Pretty girl. A pleasure to meet you. Questo si chiama Kay. Tell you a story to make up for my rudeness. Quindi mi sa che è uno di quelli tipo Cigi e cose varie. My friend was the finest among the children, kind-hearted and decisive. She'd often help other kids during training. One day, their instructor gave them a difficult task. The children all had to make a choice, and all hesitated. But she stepped up and finished the task with excellence. Yet, when she came back, Oddio santo. She found out that all the other kids had died because of her choice. Come scusa? She was distraught, blaming herself for the others' deaths. She committed suicide. But this was not the end. Time was set back to before the task. This time, she made the right choice and saved all the children. Ma che cazzo di storia è? Cioè, i bambini dovevano fare una scelta. Questa ha fatto la scelta. Sono morti tutti i bambini e è tornata prima della scelta. Che cazzo di storia è? Ma che cazzo? Cosa dovrei... Cosa dovrebbe rimanermi di questa cosa, precisamente? Non sto capendo. Cioè, le tempistiche sono completamente sbagliate. La storia non ha senso, mancano pezzi, credo. Il motivo... Perché questo aveva detto... Ah, ti faccio una foto. Oh, scusa. Per ricambiare ti racconterò una storia terribile su dei bambini che muoiono perché un'altra bambina ha fatto una scelta. Ma che cazzo vuol dire? Ma che cazzo vuol dire? Giuro, sto gioco lo sto finendo solo perché ormai, cioè, siamo a metà. Però mi fa girare davvero i coglioni. Mi fa girare davvero i coglioni, la narrativa non ha senso. Cioè, io sento come se ci fosse stato uno bravo... Che titoli sono? È la verità, Ale. È la verità. Buonasera. Però è la pura verità. L'ultima volta, tipo, abbiamo concluso la serata con noi che uscivamo da questa, tipo, dalle fogne. Abbiamo trovato una lolly per terra. Era svenuta e abbiamo detto, ok, la portiamo a nostro padre. Va bene. Comunque, davvero, c'è... Thank you for bringing us here. Che succede? Ecco quando vuoi. I'm ready. Wow, easy. Let's get going. Va bene. Allora, questo gioco, la narrativa di questo gioco mi sembra tanto una persona particolarmente brava che si è sbattuta molto per mettere giù un canovaccio, no? Un'idea di quella che avrebbe dovuto essere la storia. Cioè, si è messo a scrivere proprio il documento lungo, no? Spiegando precisamente, cioè, ok, praticamente questa cosa deve succedere così, deve succedere questa persona è connessa con queste qua, perché era successo questo tanto tempo fa, e poi a un certo punto, no, è arrivata questa persona, poi è successo questo esperimento. Poi ha preso quel foglio, ha detto a un ragazzino di 10 anni, ha detto, ok, questi sono i fogli. Scrivi tu tutto il resto. Il ragazzino di 10 anni, non essendo capace di fare assolutamente nulla, perché ha 10 anni, ha detto, ok, e ha fatto un lavoro di merda. Non so come altro spiegarmelo, giuro. Non so come altro spiegarmelo. Perché noi siamo a metà gioco e il gioco ancora non ci ha spiegato un cazzo. E quel poco che ci ha spiegato, ce l'ha spiegato di merda. Ah, ok, non ce lo fa combattere. Comunque, Ale, buonasera, come stai? Ehi, che cazzo è appena successo? Non si capisce dal mio vestiario? Venivo rincorso.
questi Factio Pugni, questi pazzoidi dei Factio Pugni hanno cacciato chiunque, caccerebbero chiunque se non gli piace. Imprigionati e torturati, grazie alle mie gambe sono riuscito a scappare. Sì, 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 è anche perché mi hai salvato il culo. Eri imprigionato? Hanno imprigionato anche qualcun altro? C'è tipo un uomo meccanico sui 20 anni. Ogni cella è a compartimento singolo, quindi chissà quale altra persona sfortunata era accanto a me. Tutto a posto, seguendo dei corsi fighi di biologia, hai iniziato quindi? E mi sto allenando un sacco, sei tornato in palestra anche di conseguenza. Buono, va bene. Se sei così brava, perché non vai tu a cercarlo? Ehi, stronzo, Anna ti ha salvato, fai il bravo, ok? Adesso so perché ti hanno catturato. Guarda qui, una I di comunicazione customizzata. Un pezzo grosso che vive in scope. Per favore, don't take it all... non prendertela con me, signorina. Questa è la mappa che ho disegnato dopo che ho... ho ficcanasato ascoltando il mio prigionaio, come cazzo si dice in italiano? Jailer, vabbè, avete capito. Puoi averla. Bello. Ok, chiarissima. Questo è come sono scappato. Sono davvero talentuoso ad aver disegnato una mappa così accurata. Ok, smettila di tirartela. Un'ultima domanda. Hai per caso visto una persona che va da Lourdes? Così tante domande. Aspetta, questa la so. Quel tizio continuava a urlare e ha continuato a fare esattamente l'opposto di quello che il secondino gli ordinava. Tutti conoscono il suo nome. Per colpa di questo scemo ho quasi rischiato di non riuscire a scappare. Ok, quindi lo possiamo trovare seguendo questa mappa? Questa mappa è... basta parlare, devo scappare, altrimenti mi ricattureranno. Non ho buone skill da combattimento come te. Correre veloce è l'unica cosa di cui sono capace. Addio, ciao. In realtà no, li sto seguendo online per i fatti miei. Ma è bellissimo studiare quello che ti piace senza scadenze e obblighi, vero? Vero? E mi sto allenando per arrampicate e per le camminate. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Ma a proposito, ma il braccio ha finito di farti male, Ale? Perché tipo alla fine poi non abbiamo più parlato del tuo braccio, ma... penso che abbia smesso di farti male, spero. Anche perché non lo menzioni più, quindi mi aspetto che tu non abbia più grossi problemi. Però io chiedo per sicurezza, perché non si sa mai. Allora, di qui si può andare? Richiede una chiave. Una chiave, dici? Posso andare anche di qua? Oh. Salve. Damn losers from cell block. Hey, keep it down. The rest are off duty and we're tracking down a prisoner. Warden's real pissed off. I'll find him fast. E no, però va molto meglio. Tengo sotto un po' sotto controllo con Volta e evitando tipo bastoncini quando cammini in montagna. Ok, ma il fatto che il tuo braccio non vada meglio è comunque un problema, Ale. Porca che sono scemo. Come la sistemiamo questa cosa, Ale? Perché va sistemata. Sei consapevole, sì. Aspetta, aspetta, aspetta. Io posso upgradeare qualcosa? Talenti. Facciamo che she's fast, she's strong. Sì, mi piace she's strong. E poi prendiamo insta-kill come prossimo, perché tanto le combo fanno cagare. Cioè, meglio, usano delle combo... Porca puttana! Usano delle combo... combinazioni di tasti che a me fanno davvero cagare. No! Dai! Porca troia, che fatica.
Boh, l'unica alternativa è il cortisone, finché posso lo evito. No, cioè, l'alternativa dovrebbe essere tu che vai a farti controllare per bene e scopri che cazzo c'hai. Quella dovrebbe essere l'alternativa, Ale. Perché non è normale che per così tanto tempo ti faccia male il braccio. Ok. A posto, pulito pulito. Oh. Ok, no, sembrava ci fosse un forziere qui. Allora, la mappa non è proprio ottimale qui, non si capisce granché di dove cazzo sto andando. Quanto ho capito, credo che ci sia... La visita sarebbe fra 2-3 mesi, magari lo prenoto ma non cambia comunque molto. Ho capito che non cambia molto, però almeno la inizi a prenotare. Anche 2-3 mesi fa ti faceva male il braccio, se la prenotavi 2-3 mesi fa, avevi risolto. Non dico che avevi risolto, però insomma. Ok, i nemici iniziano ad avere un bel po' di vita, eh. Ah, che palle. Vabbè, quanto mi ci vuole per ammazzare uno dei nemici base. Porca miseria. Salve, dottor. Easy. Easy è un par di cazzi, in realtà. Siamo già con la vita bassa. Io sto solo aspettando che arrivi qualche nemico forte per tirare fuori Scary Anne. Birch Sap. Birch Sap. Ok. E quello credo che serva a craftare qualcosa. Perché ricordo che l'abbiamo visto ieri. Qui abbiamo niente. C'è scritto 15B tipo. Questo è uguale. Ok. Possiamo uscire. Qui siamo andati? No, di qui mi sa che proseguiamo. Sì. Aspetta, aspetta, allora io voglio andare di qua. Oh no. Oh no, ci sono due vie. Oh no, ti prego. Che succede se ci sono due vie? Ah no, aspetta, da qui è da dove siamo arrivati. Penso. Giusto? Sì, da qui siamo arrivati. Quindi noi possiamo scendere. Qui a destra siamo già andati, abbiamo detto. Che era la stanza... Sì, questo è il 15B. Qui non c'è nulla. Ok, allora no, la B è una sola. Posso dire che in realtà un po' apprezzo la linearità di questo gioco. Che sono sti cosi? Ok, non devo attaccarli. Ok. No, non mi esplodere addosso. Bastardo. Ok, io ho spinto questo giù e mo che ci faccio? Ah, penso di aver capito cosa devo farci. Penso di aver capito.
Devo spingerlo giù e poi portarlo dalla parte opposta rispetto a dove sono adesso, in modo che posso utilizzarlo come scaletta per saltare. Io comunque ancora non ho capito bene cos'è quel più accanto, cioè sotto la mia barra degli HP. Perché c'è questo più lampeggiante che non so cosa voglia dire. Non mi sembra che sia mai stato spiegato. E un po' vorrei saperlo. Che sta... Che cazzo è? Non vedo. Che sta succedendo? Che è quella roba? Non ho crittato! No! Non voglio morire. Ma stanno dando dei gioconi gratis da Epic Games. Cos'è che stanno dando in questo periodo? Scusami. Perché non me li ricordo? Però giovedì scorso non li ho redimmati, quindi mi sa che... Mi sa che me li sono saltati. Vabbè, andiamo avanti intanto che si apre. Sa. Ok, crittato, dai su. Ci sono Jotun, Prey e Redout. Ok, sì. Perché vedete... What? Perché vedete il coso dell'Epic Game Store? Ma in base a cosa... Ah, perché questo, ok. Io Jotun e Prey li ho già. Jotun l'avevo comprato su Steam. Prey mi sa che l'avevo già preso tanto tempo fa sull'Epic Game Store. O forse da qualche altra parte. Forse l'ho comprato direttamente su Steam, anche quello. Redout invece mi manca, quindi dopo mi metto a farlo. Bravo Ale che mi hai ricordato, gentilissimo. Questa è chiusa perché? Ci serve una chiave, ok. Ouch. Jotun l'ho già anch'io, gli altri volevo. Jotun mi sa che l'ho anche portato in streaming tipo 3 anni fa. Come Prey, bellino. Bellino, ma a un certo punto mi ha rotto il cazzo, perché tipo l'ultima parte del gioco è incredibilmente insopportabile, perché non ti dà le risorse per fare tutto quello che vorresti, non si capisce bene dove devi andare, devi farti il giro intero di tutta l'astronave e diventa una rottura di cazzo. Insomma, io l'ho giocato quasi fino alla fine e poi mi sono rotto i coglioni e ho detto, senti, vaffanculo, non voglio più giocarlo. Mortacci, stavo crepando. Sì, ma non si capisce! Non si capisce dove sta. Io non so se devo passarlo tipo al momento giusto o se devo solo usare la schivata. Che cazzo! Ma poi che danno fa? Mi ha tolto 100 di vita! È un'arma quella? Checkmail. Ok. Ai momenti di Zero Gravity che sono un fan di quello replay. Se non ricordo male, sì. Sono abbastanza sicuro di sì, perché l'ho giocato tipo un paio di anni fa al lavoro. Ecco, non al lavoro intendo chiaramente durante la pausa pranzo. Great Talents, posso fare qualcosa? No, 2,61. Però sono quasi certo al 100% che The Warlord obtain 10 weapons in total. Ok. Tunguska Missile. Ready to aim and release the fire missiles. Ok. Proviamolo. In effetti se stai fra due lanciafiamme un po' di scotti comunque. Ma era uno solo. Cioè io credevo che dovessi aspettare. Cioè perché lui mi stava passando tipo davanti così, no? E ho detto, ah ok, devo aspettare che non sia qui per andare avanti. Tipo quando è così scatto. Capito? Invece no. A quanto pare non era quello che dovevo fare. Dovevo semplicemente schivare. E basta. Ok. Sembra bello ignorantello. Abbiamo anche un bel po' di chip da dargli, quindi. Ma e come recupero vita? Io posso recuperare vita in qualche modo? Allora, innanzitutto ti calmi. Prima cosa, proprio stai calmo. Cyborg,
sizable belly. You must be Proteus's friend Lors. Bingo! We found him! You're telling me he sent you to help? Yep. Please step aside. Oh no. If it was that easy, I'd be swimming back now. Oh. Beh, sarà molto più facile se stompiamo chiunque sia il proprietario delle chiavi, gliele fottiamo. Perfetto. Warden. Ta boom baby. Madonna mia, che danni che gli stiamo facendo. Scary and man, eh. Ah, non ho mirato, my bad. Allora, io vorrei schioppare lui e poi mirare così. Così. Non è che faccia tutto sto danno, eh. Sbagliato, non stavi davanti. Wow, Grom upgrade per 5. Wow, questo è forte. Questo è forte come ricompensa. Oh, guarda cosa ha rilasciato. Cos'è? Ah, la chiave. Sicuro era la chiave. Eccoci qua. Thank you. La barca di Proteus è parcheggiata qui fuori. Ha detto che... Gli ho detto che... No, lui mi ha detto che se ti avessi liberato, saresti andato tu direttamente da lui. Non andiamo via insieme? Ah, io ho altro da fare. Oh, e che cos'è? Forse ti posso aiutare. Ho vissuto qui dentro per un po' di giorni, dopo tutto. Io devo trovare TR. Puoi dirmi dove sta? Ah, sì. È nella stanza di controllo, un po' più su, ma è molto rischioso. È il leader dei Factio Pugni qui in Arbor Town. Tutto ciò che succede sui Freighters è sotto il suo controllo. Come proprio in questo momento. Sicuramente ti ha visto salvarmi, ma i suoi uomini non sono così forti come lui, diciamo. Dovresti andare alla cabina di comando del leader se vuoi trovare qualcosa sulla sua fregata. E nel top deck, quindi nella parte più alta, terzo piano, on front cabin stairs room, in una stanza davanti alla cabina delle scale, è pericoloso andare fino a lì. Grazie. Aspetta, hai bisogno di questo se vai al deck, se vai sopra coperta. Thrusters? Oh, non posso... Ah, va tutto bene. Lascia che ti aiuti e mostra a TR cosa sai fare. Prego. Proteus e io ti aspettiamo in barca. Buona fortuna. Dei thrusters? Uh-oh. Oh no, è scappato. Entrose! Oh, merda. Oh merda, c'è un sacco di gente. E quello che cazzo è? E questo che cazzo è? E questa che cazzo è? Che è tutti qua i nuovi nemici, non okay, ho capito. Sì, va bene. Thrusters. Come funzionano i thrusters? Oh, fantastico. Bella questa cosa. Finalmente posso dashare in aria. Potevamo salire anche prima? No, non si può salire da qua, mi sa. O forse sì. Qui tipo, da qui, ok. Vado a prendere un goccio d'acqua fresca perché sto morendo di caldo. E ho finito l'acqua. A fra poco.
L'estate è una rottura di cazzo, perché l'acqua fresca è buonissima, ma il mio frigo la fa troppo fredda, quindi ogni volta devo mischiarla con l'acqua a temperatura ambiente per avere l'acqua alla temperatura giusta. Che palle! L'ombrello, ok. Piu, 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 piu. Aspetta. Noi abbiamo altri punti da spendere qui. Stai buono, stai buono. Allora, vita, difesa, fortuna. Backpack non ce ne frega un cazzo. Io direi max HP. Di 150, ce li raddoppia praticamente. Eh sì, raddoppiare gli HP mi sembra... Ma solo a me sembra un po' sbilanciato questo questo aumento. È tantino il doppio degli HP, no? È solo una mia impressione? Forse non è tanto sbilanciato, perché è vero che ci raddoppia gli HP, ma è anche vero che tipo tutti gli oggetti utilizzabili valgono di meno, cioè sono meno efficienti, perché appunto ti curano non in percentuale, ma ti curano una quantità base. Quindi non è così eccezionale. In tutto questo qui non abbiamo ancora trovato le fonti, eh. Cioè una fonte, un punto di salvataggio, non so come dirlo. Una roba che ti fa recuperare la vita. Oh? Cosa abbiamo qua? KP. Estorsioni aumentate fino al 100%. Fare offerte che non si possono più rifiutare fino al 1000%. Espandere operazioni nel... High-tech centralized surveillance e liberarci dalla competizione. Bend Lin's little knees. Ok, spezzare... spezzare le ginocchiette di Lin. Ok. Carini questi documenti, perché fanno colore, capito? Cioè, da una parte sono carini, dall'altra sono completamente inutili ed è fastidioso. Oserei dire, trovare documenti inutili. Però, hey... Allora, qui non si può aprire, va bene. Sì, probabile. Qua non si può aprire. Qua ci sono già stato io. Ah, no, decisamente no. Forum Dream Chaser, dai, fatti i pugni. Come faccio a scalare i ranghi? Ti posso aiutare. Non hai bisogno di lavorare per TR, sei meglio da solo. No, 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 questo è fuori questione. Cioè, è fuori... Non ci penso neanche. Non fai casini con TR. Lui sa tutto. Se dovesse scoprire che l'ho tradito, non ti preoccupare. Sono io la sua fonte di informazioni. Ma da come lo vedo, è già... cibo per pesci, diciamo. È intrappolato in questa nave che cade a pezzi, mentre tu puoi scappare e avere un futuro migliore. Tutto ciò di cui che hai bisogno di fare è rubare il suo terminale nella sua stanza più giù. Nascondilo e portalo con te al Walter Riley quando puoi. Puoi davvero aiutarmi a fare il colpo? Ok, vado a prenderlo. Va bene, e come sarà finita questa cosa? Immagino male. C'è uno slime, tipo quelli di Dragon Quest. Ok, quindi io sono invulnerabile quando si tratta di scattare. Buono a sapersi. Oh no! Come faccio ad andare lì sotto? Ah, ok, così. Più facile del previsto. Cosa abbiamo? Oh, missili e pistolettate. Ci piace, ci piace. Salve, permesso, buonasera. Eh no, a quanto pare no. Posso sbloccarla però? Posso sbloccarla. E che fa una volta che l'ho sbloccata? Ah, è la shortcut per tornare indietro, immagino. Ok, posso sbloccare pure questa.
Questo non si apre, a quanto pare no. E no, aspetta, io non voglio andare qui. Credo di voler scendere sotto, perché così c'è il terminale per salvare. Perfetto, perfetto. 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 Ok, basta. Fra l'altro non ho ben capito per quale motivo ti dice upgrade talents nel terminale quando puoi farlo direttamente dal menu, cioè non ha molto senso sta cosa. No, ma qui siamo arrivati. Dove che dobbiamo andare? Di qua, credo. Sembrerebbe, sì. Che cazzo sei? Vabbè. Zero danno proprio. Ma tua mamma quella bocchinara. Qua muoio male, qua muoio male. Ma mi sa che in generale la mia arma pesante fa molto più danno delle spadine. Cioè non è così lenta da non giustificare l'utilizzo. Perché le spadine ci metto 2 ore per fare una combo da 80 HP. Con questa ne faccio 80 minimo, poi posso anche crittare. Ne faccio il doppio. Davvero poco senso. Ma qui quanta cazzo di caccia sto qua? In generale tutti hanno una marea di HP qui. Io non ho capito quando è che posso combattere qui. Perché questo continua a lanciarmi granate a cazzo di cane. Adesso andiamo a pestare pure lui, dai. No. Bravo, buttare giù, bravissimo. Che mira, ragazzi, che mira. Posto? Posto. Allora, possiamo andare sopra o sotto? Fammi vedere cosa c'è sotto, perché mi sa che da sopra è dove dobbiamo andare. Oh. Magna magna, piglia piglia. C'è altro qui, sembrerebbe di no. Ah, mi sa che questa era la parte... Ah, guarda, qua non ho collezionato un cazzo. Grosso errore. Ok, qui è dove eravamo prima, perfetto. Abbiamo semplicemente aperto un'altra shortcut. Dove si torna da qui? Ma è la stessa roba che c'era scritta prima. Ma è letteralmente la stessa roba, vabbè. Ok, dovremmo esserci ormai. Il posto dovrebbe essere qui. Qui da qualche parte? No? Ok, salviamo di nuovo. Qua mi ero dimenticato di prendere i missilozzi. E dove stracazzo devo andare? Tipo sotto. E poi... Ok. Quindi tipo da qui. Ah, ok, non si vedeva chiaramente, come al solito, sta cosa del 3D, 2D. Non riesco a capire, sinceramente. Ah no, non è che... non era da qui che dovevo andare? Ma cosa mi dici mai? Ho capito male io? Devo andare sopra. Sì. Qui? Ah, sì, ok, di qui. Perfetto, non si capiva una sega.
Ma come faccio qua, scusami? Grosso errore. Che culo. Che culo. No! Figlio di mille puttane messe insieme proprio. È un po' unfair sta roba. È sempre lui. Ah, ok, perfetto. Sto giro non c'è. Con che animazione. Con che animazione terribile ma divertentissima. Mamma mia. Poraccio. Pora stella. Mi dispiace per lui così, però. Proprio senza neanche il diritto di risposta. Così. E vabbè. E ci saluta. Eeeh, guarda chi si vede. Il nostro pannocchiatore di fiducia. Dove ci porta questa scala? Qui. Ah, ok. Attenzione, ma questa è proprio una Barbara. Ciao Barbara, buonasera. Come stai, cara? È il tuo tanto amato venditore di pannocchie. La Barbara selvatica appare. Esatto, esatto. Ciao Barbara, come stai? Come stai? Voglio la musichetta Pokémon. Puoi redimare una musichetta tutta tua, come facevi qualche tempo fa, se vuoi. È il massimo che posso fare per te. Io tutto bene, tutto a posto, tutto a posto. Questo gioco è un po' deludente ormai, però vabbè. Tiriamo dritto. Ah, a proposito, mi è appena tornato in mente. Scriveresti sul gruppo dello streaming che domani facciamo lo streaming insieme? Ti ricordi che abbiamo il 505, l'evento della 505 domani sera? Che in realtà è domani pomeriggio, ma noi lo recuperiamo. A che ora iniziamo? 21, direi, come al solito. Oh wow, ce l'avete proprio in fissa con sti mecca voi. Voi del Factio Pugni. Perfetto. Ah, mi sparo. Che cazzo devo fare? Non capisco. Quindi questi li posso distruggere così a caso? Che senso hanno? Perché se ci passo sopra esplode? Ah, ok. Esplodono dopo X secondi. Ok, ok, ok. Che devo fare? Quando è che posso attaccare? Non capisco. Perfetto. Ma dai, ma non gli faccio niente di danno. Ma stai scherzando? Se ce la fai a colpire qualcosa, sti missili non hanno senso di esistere. Col tempo che ci mettono a esplodere non hanno un cazzo di senso. Ah, forse devo farlo esplodere con il coso. Ok, e non sarà capito. Sarà capito mica. Sarà capito proprio manco per il cazzo, giuro. Ah, aspetta, 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 guarda qua. Abbiamo un nuovo potenziamento. E prendiamo instant kill, sì. Oh! Che succede? Che ho fatto? Posso colpirlo? Posso colpirlo? Tua mamma quella puttana.
Non volevo sparare! Vabbè, il cazzo che vuoi allora. Boh, va bene, I guess. Ah, pure, ok. Questo boss fight mi sta facendo cacare. Cioè, ho capito, credo, l'idea. Nel senso, lui lancia i missili, io devo piazzare le braccia sui missili in modo che si facciano danni da soli. Ma non è realizzata bene. Cioè, viene fuori un cacatoio in cui io non capisco quando lui deve attaccare. Ci sono degli attacchi che sono tremendamente impossibili da predire. È difficile colpirlo. Che palle. E poi anche usare Scary End non ha senso, perché tanto sono le siringozze. Madonna mia, N però. Boring. Ma che, perché di lì questa volta? Cioè, in base a cosa? Come avrei dovuto fare a capire che questa volta andavano a sinistra e non a destra? Sta funzionando sta roba del... Forse vanno dal lato in cui c'è più roba. Perfetto, mi ha preso comunque, Dio solo sa come. Che noia! Che noia di boss fight! Dio buono! Se non è la roba più noiosa che io abbia mai giocato negli ultimi mesi. Che cazzo, non posso attaccarli! Fai il coso. E non faccio in tempo a colpirlo. Che palle! Vabbè, pure mi ha colpito. Guarda che non riesco a colpirlo. Oddio, che gioco di merda. Che gioco di merda. Fammi giocare, fammi divertire. Fammi combattere come Dio comanda. Beh, non è morto per il pixel proprio contato. Olè. Dato, sì. Oh. Olè. Che boss fight del cazzo. Che boss fight del cazzo. Mamma mia. Fatta da un bimbo scemo proprio. Oh, quello meno brillante della classe. Ho capito che divento sempre più forte, ma mi crescono anche sempre i coglioni se continuo a giocare così. Ah, io maxerei ancora l'attacco a sto punto. Quasi quasi. Senti, vaffanculo, eh. Aumentiamo l'attacco. Che palle! Mamma mia, ma ti devi impegnare a fare una boss fight così di merda, eh? Cioè, io se ci provo non ci riesco. Sì, vediamo se almeno qui c'è qualcosa di interessante. Ok,
Il core database è disperso. Impossibile, cioè non può essere trovato. Impossibile continuare la deduzione. Dannazione, come faccio a trovare questi nuovi tesori senza di te? Non sei per caso il profeta? Di qualcosa. Searching for database storage points. Ho trovato un numero di data in storage points. Noctis, appartamento Mount Chenis Street. Ryan Flores. È un computer meccanico. È il computer di un meccanico. Flores. Found details. Trovati dettagli sui membri della Flores family. Dettagli mandati. The arrested ops live to find this man Loki. Ok. Quindi così sono andati a cercare. Cioè, non mi ha spiegato un cazzo praticamente. Ma ha detto: ah sì, a un certo punto sono andati a cercare Ryan. Credo di poter. Forse sto dicendo una cazzata, ma credo di poter dedurre che Prophet l'ha reindirizzato verso Ryan. Però non si capisce bene. Non si capisce per niente bene. Perché lui dice: ah, non sei per caso il profeta? E poi magicamente gli arrivano i dati su Ryan. Però il profeta dice che l'ha abbandonato, quindi non lo so. Core database è bloccato. Clearance di alto livello richiesta. Come faccio a sbloccarlo? Meccanici abili, modificatori, hacker, eccetera. Ok. Quindi ho bisogno di un modificatore o un meccanico. Immagino che questo sia il momento in cui la persona dall'Infinity Store arriva e fa il suo lavoro, ok? Tutti dicono che i buoni vecchi... come cazzo si dice? Thugs. Sono i tirapiedi, diciamo. E l'alta tecnologia non stanno bene insieme, ma non hanno mai visto questo cucciolone. In termini di budget c'è decisamente bisogno di andare a estorcere un po' di gente in più questa settimana, perché immagino che sia costato tanto. E penso che stesse parlando di... o di questo boss o di quello che abbiamo affrontato con Loki. Insomma, uno dei due mecha, ecco. Ok, qui cosa abbiamo? Sembra a forma di proiettile. Ma un proiettile non dovrebbe essere di queste dimensioni. Che piani hanno sti ragazzi? Oh, salve. Segretaria, TR ti stava aspettando. Non cercare di fare casini qui. Non è il posto giusto per fare bordello. Scusami. Dovrei essere io a deciderlo dopo che vi ho sfondato tutta la nave, no? Con che coraggio cerchi di fermarmi, donna? Che poi anche è una donna, quindi... Ah, questa famiglia Flores mi sta creando un sacco di problemi. Un giovane meccanico è stato... Ah no, ha continuato a girare i miei uomini per tutto questo tempo. E adesso la sua sorella mi sta causando un sacco di problemi a sua volta. Rom, dammi la Rom di Ryan e basta. Loki è andato a cercare la cosa sbagliata. L'avevo mandato a cercare altro. E a quanto pare ti ha anche portato qui, sembrerebbe. Hai preso la Rom di Ryan, adesso dammela. Intendi questa robaccia rotta? Sei così fedele al tuo fratellino. Venire fin qui giù, causare tutto questo casino solo per un po' di spazzatura. Come pensi che dovrei spiegarle ai miei uomini? Il fatto che ti ho sfondato il culo? Sei tu che hai iniziato. Ascolta, mi sto un po' rompendo i coglioni di questa chiacchierata amichevole. Se lo vuoi così tanto, pigliatelo. Tanto è rotto. Per noi potrebbe anche essere meglio se tu prendi sta roba e te ne vai. Ce lo dai davvero indietro? E cosa stavi cercando a casa di Ryan? È collegata con questa cosa chiamata il profeta? Lo stai cercando anche tu? Miss N. Lo sai che io non sono obbligato a risponderti, sì?
Sono già stato abbastanza gentile da parlarti. Solo per sistemare questo casino che i miei stupidi uomini hanno fatto. Non sono molti gli uomini che hanno avuto la possibilità di parlarmi faccia a faccia. Ma sei tu! Mora, dai la Roma a questa ragazza. Perché si sta comportando come se fossimo alla pari? Io ho appena sfondato il tuo mecca. Cioè, io posso prendere questa nave e farla colare a picco prima ancora che tu te ne renda conto. Perché ci stai parlando come se fossimo allo stesso livello? Flores? C'è qualcuno col cazzo piccolo fuori? Flores considera il nostro conto saldato. Se dovessi rivederti di nuovo, prometto che non sarò così gentile. Adesso vattene. Raga, ma che cazzo? Ma secondo me sembra assolutamente stupida sta cosa. Il profeta, non è ovvio? Sembra davvero scritto da un bambino scemo sto gioco. Cioè, gli abbiamo fatto un culo tanto, gli abbiamo distrutto il mecca. Abbiamo massacrato i suoi uomini, siamo arrivati nella sua nave, in mezzo al mare dove non ha possibilità di scappare. Considera il nostro conto saldato. Adesso va, non farmi perdere altro tempo. Bro! Bro! Sono un cazzo di tornado di morte e distruzione, con che coraggio mi parli in questo modo? Bro! Vabbè, grazie per aver salvato Lucas. Ti stavo aspettando, fa ciò che devi. Andiamo. Torniamo indietro. Va bene, grazie ancora per aver salvato Lucas. Non lo so, sto gioco non lo capisco. Una roba che mi dicevano quando ero in accademia è che è importante giocare anche i giochi brutti. Hold on, let me take you to my shop first. Sì. Dicevo, una cosa che dicevano in accademia è che è importante anche giocare i giochi brutti perché è importante capire cosa fanno di sbagliato. Io penso che questa sia la mia razione di giochi brutti per un po'. Nel senso che dopo... cosa, come si chiama? Trek to Yomi, che era una mezza cagata, abbandonato immediatamente, ci è toccato questo. E vabbè. Giovane ragazza, grazie per avermi salvato. Se non fosse stato per te, avrei potuto essere ancora intrappolato lì da solo. Ah, non ti preoccupare. Sarei io a doverti ringraziare per avermi aspettata e per i thrusters. Ho un sacco di roba potente qui. Se TR fa... casini, cerca ancora casini, gli mostrerò di cosa sono fatto. Vieni qui se hai bisogno di comprare qualsiasi cosa, ti farò uno sconto. Molto gentile da parte tua. Devo andare a prendermi, devo andare a occuparmi di un po' di roba. Fai attenzione. Ok, quindi tu vendi armi? Tu vendi armi? No. Vendi armi? Non vendi armi. Però vendi robe che servono per fare le armi, che già interessante, voglio dire. Dove faccio le armi? Ciao, tu vendi armi? Welcome. Wow, guarda questo cricetino. Io non sono un cricetino. È vivo! Quella renna parla! Sei anche tu viva, no? Oh, è così carino. Sei insopportabile. E basta. Io devo trovare qualcuno con cui... Oh, un cyberneco. Ma qui non vendono armi? C'è qualcuno che vende armi, no? Ok, scusami. Dad, what's wrong? It's about the girl you brought back. Oh, si è svegliato? I'm sending you a ROM recording, so you can see for yourself. Ok. Addirittura la grafica ha fatto Barbara. Cos'è che c'è scritto Thor? Tythonus. Bevo. Si è svegliata. Si alza in modo innaturale. Hi there. My daughter found you outside and brought you here. Hi.
Sigrid. I'm Holtz Flores. Call me Holtz. Okay, little Sigrid. Where's your home? Not sure. I just remember a room full of people, all kinds, and they all wore white clothes. Each time, there were different ones. When I woke up, there was fire everywhere. I followed the sound to get out. Cosa vanno fatte per bene? Hai ragione, grazie mille, apprezzo molto, ma... Dillo però che sarà in difficoltà. Vabbè, no, lo scrivo io dopo che sarà in ferita. Sounds hungry. Oh, let me grab some food. You go and watch TV in the living room. Già scritto addirittura, mamma mia, sei troppo main, cazzo. Ti dovrei assumere come segretario, guarda. Sono una persona seria, giusto? Mica come me. Dillo, dillo, mica come me. Dovresti farmi mod del canale. Eh no, quello è già da un bel po' ormai. Oh, com'è curiosa. Ma poi hanno sbagliato a scrivere Ryan. C'è scritto Rain. I am N, I am brave. Tutta contenta lei, va bene. Bro. Bro. Top one anime tits. I can't believe I caught my dad putting a gift in my stocking. Santa Claus isn't real. Come? Santa didn't show up because you've been naughty. I always get gifts because I'm a good girl. And I met him. He had a white beard, a red hat, and he had reindeer. Maybe Santa asked my dad to give me the gift? Well, who really knows? Wow, Santa Claus! I want to get a gift from him. But will this... Will this... cosa? Huh? Che cazzo? Ooh, 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 ow, oh, my back! Ow, what a fool! Ma che cazzo? Who are you? I am Santa Claus, of course, little girlie. I am here to give you a present. Really? Can I have one? Yes, my child. Holtz? Thank you, Santa. Holtz, abbiamo bisogno di te? Io mi preoccuperei. Who are you? Ok, ecco. Con lo shotgun pronto. Easy. You're trespassing. I'm Santa, the bringer of joy to children. Bull crap. If you're Santa, I'm Jesus. A caso proprio. I'm Santa Claus. Santa Claus. One more. Who are you? Non ne vuole sapere. I don't know Santa. I never received a single gift ever. Ooh, oh, poor kid. Yeah, but I'm telling you the truth. Who
Saint Nicholas. Ok, that's okay. Perfetto. I just came to give this girl a present. I'll leave now. Get out! Leave my house! Wait a minute. I just realized you owe me decades of gifts. Giustamente. Giustamente. Ma che cazzo è successo? I need to seal up this fireplace. Next time it'll be the Easter Bunny. Io ragazzi non ho capito che cosa è successo. For causing trouble with my magic. Ah ok, è una bambina magica. L'ha wishato nell'esistenza. Magic? Sigrid, he was just a thief. You shouldn't lie, kiddo. I wasn't lying. Ma poi Sigrid non è un nome da maschio? This is not good. Che ha combinato? Ah, ha fatto spuntare. Fatto spuntare dei fiori, credo. Che cazzo di. Non si è capito. Non ho capito. Penso che abbia fatto spuntare dei fuori. Ok, Dad, I will. È tipo, va bene. Ayane, do you remember what happened when we rescued her? Che è successo? I became strangely dizzy. Could it be because of her? Perché? Yeah, I thought it was your entanglitis, but it never dawned on me it was Magic Kid. Magic Kid. Ok. Ehi! Corn Shop! Spacca questo braccio meccanico. Non spacca il suo braccio meccanico, ok. Vediamo un attimino, allora. Twin Blades Showdown. Sì. Scusate un attimo. Eccomi, avevo finito l'acqua. Tutto a posto qua? Credo di sì. Ok. Allora, io, e dico io, vorrei un'arma nuova, perché queste sembrano belle ignoranti, proprio cattivelle, no? Però, non so se vale la pena davvero comprare queste qua, perché... Insomma... A me piace avere le armi veloci, per carità, però mi sembrano proprio fortissime. Forse mi conviene prendere questa. Però che palle, no, mi annoia giocare con l'arma pesante. Io prendo questa e vaffanculo. Posso anche craftarne di armi volendo. Tipo questa, è più forte un pochino, sì. Ok, facciamo questo allora. Bzz, bzz. Perfetto.
Combine items, missile ammo, specialized casing, non ci serve niente. Ah, posso fare i cosi però. I chips. No, non posso fare i chips. Mi serve un posto dove fare i chips. Ok, posso parlare con te? Can you create a gold with just one ship? Non vuol dire niente questa cosa, ma va bene. Allora, cambiamo armi. Abbiamo questo qua. Vai. Ah, guarda quanti belli empty sockets che abbiamo qui. What? 30%? Wow, ok. Le nostre armi sono appena diventate estremamente più forti. Move chips. Move chips. Li muoviamo anche da qui. Ok, e facciamo... Qui la facciamo super critico, questa build. 50% di crit. Andata. Poi... Qui gli mettiamo... innanzitutto questa. E poi gli piazziamo... questo... Questo e questo. E poi utilizziamo qua. Gli mettiamo questo. Vabbè, gli mettiamo questo, che tanto voglio dire. Devo comprare chip, sì. Devo comprare chip, ma adesso delle armi belle ignorantelle, credo. Quindi... quantomeno. Potresti non avere ciò che vuoi... se continui ad andare avanti senza fare una pausa. Devi pensare molto, molto bene a tutto ciò che ti è successo. È tutto coincidenza o ha qualcosa a che fare con te? Ma perché già non si è capito che noi siamo tipo uno di quei sei bambini che sono stati sperimentali e che possono fare un bordello di caos? Cioè, non si è capito? Perché ci tratti come se fossimo deficienti, gioco? Vabbè. Bevo ancora. Allora, dove dobbiamo andare? Aspetta, noi non dovremmo fare... No, aspetta, ci aveva chiamato nostro padre, ora che ci penso. Mi sa che ci conviene andare lì, no? Vabbè, facciamo questo, poi magari... dal nostro padre dobbiamo andare dopo, non lo so. Salve. Ciao, ciao. Puoi sistemarmi questa ROM? Certo, ok, ecco la ROM, per favore sistemala. Aspetta. Che cosa vuoi dirgli? Che cosa vuoi dire? Dimmelo e basta, ok? Ayane, lascia fare a me. Ciao! Vorremmo sapere come sta messa la ROM. L'ho sistemata, però... che succede? La ROM è stata modificata. Vattela a guardare da sola. Modificata? Capisco. Grazie per averla sistemata. Certo. Almeno abbiamo fatto dei progressi, eh? Non ne sarei così sicuro. Tithness group. What? Alpha 40. My sister, she's... Oh? Questo non è il laboratorio... This place in the ROM. Infatti. Isn't it Alan's lab? Huh? When did Ryan visit Doc's lab? He never told me he did. Oh! We've been fooled! I told you he was full of secrets.
Let's not get carried away. We'll ask him first. Ok, ma in tutto questo, per quale stracazzo di motivo Ayane è con noi solamente tramite ologramma e noi non l'abbiamo mai vista? Fisicamente, intendo. Cioè, tipo, ha qualche malattia e quindi è bloccata a letto. Non può venire perché è stata ferita in combattimento. Perché questa cosa non mi viene spiegata? Perché se non fosse in qualche modo impossibilitata a uscire, mi aspetterei che almeno quando ci siamo svegliati la prima volta, no? Poteva venire direttamente lei a portarci il pacco in cui c'era l'ologramma suo. Oh, che succede qui? Uh-oh. Target retrieved. No abnormalities. Ready for transport. Ok, mi sa che sono venuti per Sigmund. O Siegfried, come cazzo si chiama? Why are they here? Let me ask my dad. Papà. Salve. Chi erano quelle persone? A quanto pare un'agenzia di adozioni. Agenzia di adozioni. Avevano il... i documenti della bambina e il suo certificato di nascita, quindi non avevo ragione per non lasciargliela prendere. È come se sapessero già che la ragazzina stava qui. Hai visto la videorom che ti ho dato? C'è un sacco di roba dentro. Novità su Ryan? Ho visto la sua location in Arbor Town. Must have got in trouble. Deve essere finito nei casini di nuovo. Lo troverò il prima possibile. Quando imparerà a crescere? Se è come te, Nakamura, non mi preoccuperei troppo. Fammi sapere se hai altre novità. Ok. Va bene, qui del tutto sconclusionata anche questa cosa. Ce l'abbiamo trovato la ragazzina. Sono arrivati dei tizi armati fino ai denti con un camion blindato. L'hanno portata dentro e noi non ci facciamo alcuna domanda. Ah sì, probabilmente è un'agenzia di adozioni. Ma si può essere così stupidi? Cioè... Perché? Perché mi hai fatto conoscere sta bambina se due secondi... Non ho neanche avuto il tempo di interagirci. Due secondi dopo è stata portata via. E dico, vabbè, può avere senso in termini di trama, magari c'è una motivazione, ci sta, volevano solo farmela conoscere, ok. Ma cazzo, davvero mi fai dire... Cioè, gli fai dire... sicuramente erano un'agenzia di adozioni? No. Spoiler alert. Non erano un'agenzia di adozioni? Un'agenzia di adozioni non gira con la gente armata fino ai denti e con... e con una camionetta blindata. Non so che cazzo di agenzia di adozioni tu abbia mai visto, tesoro mio, però... Insomma... Tu vendi chip? Chi cazzo è che vendeva chip? Ah, ancora per la roba... Vabbè, sti cazzo. Non mi interessa la seconda. No, ho sbagliato, porca puttana! Non, mi sa che lui non vende chip. No, infatti no. So these wares. Shot. Che cos'è sta roba? Ah, diminuisce il danno per 60 secondi, ok, interessante. Posso vendergli le armi. Mi sa che... Vabbè, dai, sti cazzi, però ora non gliele vendo, tanto non ci serve... Non ci servono soldi in questo preciso istante. Scendiamo. Sai che il dottore qui ha un po' di cose da spiegarci, eh? Doc's not home? I bet that's no coincidence. Che spavento.
Vuoi aprire il test virtual testing space? No, non ho tempo. Dov'è il dottore? Closing the virtual testing center, searching for an Doyle's coordinate. Search failed, search failed, search failed. Ok, non lo so. Non lo sa, so, sta impazzendo, poverino. Please recharge. Sei stato assente per 5 ore e 43 minuti 6 secondi. Hai 73 app notification, 102 system message, 0 SMS, una mail e 7 chiamate perse. Bro, wow, che vita attiva. Acherino? Acherino? Come cazzo faccio io a fare sta roba, dai? È impossibile. Che culo. Fatta completamente a caso, eh. Cioè, non... il gioco non ti dà il tempo di ragionarci su sta roba. Quanto pare. Salviamo. Oh. Ok, mi serve una password. My progress report, fase 2, stage 3. I data point necessari per essere controllati sono finalmente determinati. Poi dobbiamo comparare un enorme ammontare di dati per stabilire gli altri fattori decisivi. Comunque sia, l'acquisizione di un di un soggetto di soggetti sperimentali è diventato il problema più significante finora. Che succede se quel errore succede di nuovo? Individui con un forte senso del credo possono essere facilmente trovati per la città. Per il momento abbiamo reclutato soggetti che vogliono fare dei volo da volontari per partecipare. Con questo tratto eliminiamo specifiche differenze cognitive che sono diventate molto semplici. Prima abbiamo bisogno di imparare come materializzare questo processo in azioni implementabili velocemente e facilmente. E poi ci possiamo muovere allo stage successivo. È un altro foglio che non ci ha detto letteralmente un cazzo. Io ho spiegato 2 minuti a leggere questa roba e io non so nulla in più di prima. Cioè so che lui sta facendo esperimenti. Grazie al cazzo. Vabbè. Fase 4, stage 2. Con l'assistenza di... L'esperimento sta procedendo molto velocemente. Ma è stato trasformato in un'arma. Che è completamente contrario al mio design originale. Michelle non avrebbe dovuto farla risorgere così. L'introduzione di memoria precisa, di ricerca di memoria precisa. No, l'introduzione di cancellazione, ricerca di memoria, di ricerca e cancellazione di memoria specifica era intesa per cancellare esperienze traumatiche, ma adesso è diventata un'arma. Mantenere l'effetto per più di 5, 15 minuti fino a 15 minuti è il massimo che posso fare per fermare la weaponization, il fatto che diventi un'arma. La nativa Michelle potrebbe avere una chance se riesce a portare fuori le memorie dei bambini. Non posso lasciare che abbiano la native Michelle. Non si capisce un cazzo, ragazzi, io vi giuro, non sto capendo niente. No, me ne vado. Me ne vado, non sto capendo niente. Ma zero totale, vi giuro. Aspetta, forse se continuo mi dà tipo... Cerco solamente dei simboli. Quindi sono Michelle e Anne are getting... Ok, Michelle e Anne stanno diventando amiche. Anne non ha dimostrato nessun comportamento anormale. Ok, quindi Anne è diventata amica di questa Michelle, ma noi questa Michelle non l'abbiamo mai vista, non so chi sia. Si è comparso. Non posso lasciare che Anne riconosca Michelle più. Devo
Non posso lasciare che Anne si ricordi più di Michelle. Tutti i miei sforzi andranno a puttane una volta che viene a cercarla. Che verranno a cercarla. I test clinici della fase 5 iniziano con lei. E quindi... Ragazzi, non ho capito niente. Cioè, ok, l'unica cosa che ho capito è che credo che questi esperimenti di cancellazione della memoria lui li facesse da ben prima che noi lo incontrassimo la prima volta. O meglio, lui li faceva su Anne tanto tempo fa, ma poi le ha cancellato la memoria e adesso noi non ce lo ricordiamo più. Però questo è tutto quello che posso capire finora. Sì, ciaone. Ciao cuore. Perché l'ultimo non era questo qua che... Ok. Ce l'ho fatta, di culo, ma ce l'ho fatta. Foto di un appartamento. Che è casa nostra, mi sembra. Occhio e croce da quello che vedo dall'anteprima. Flashover chip, attenzione. Un nuovo chip, vediamo un po'. Che mi dici? Sì, va bene, rimuovo il chip. 10%. Perfetto, completamente inutile. Fantastico. No, allora io non voglio andare di qui. Devo andare di qua, immagino. Ma noi abbiamo trovato una chiave segreta, ma che ancora non ho capito a che cazzo serve. Ok, facile. Mi è andata di culo. Bloccato. Ma io ho una chiave misteriosa. Servirà questo? Non lo so perché non so come sbloccarlo. Va bene. Tutte queste robe bloccate che io ancora non so come sbloccare... Ci siamo cambiati nel giro di un frame, fantastico. Bro. Sono stato illuminato di immenso. Una violenza disarmata. Who are you? Where's Doc Allen? È Michelle? They promised to come back and play with me. Liars, everyone lies to me. And you promised me too. Always lying. That you come back and play with me. But you completely forgot about me. Did you forget? You promised? Occhio, può diventare invisibile o no? Cosa mi ha fatto del danno lì? Oh, Dio mio, no. Sono cambiati... Che cazzo era? Ma dove... Che cazzo... Non ho capito. E mo? Oh wow! Quel colpo! Dio mio. Dovrei riuscire... Ok. Perfetto. Stavo di giusto dicendo, dovrei riuscire a attaccare un altro colpo prima di trasformarmi in... Scary Anne. No, dai, non fare così.
okay. A occhio e croce, l'unica cosa sensata che posso provare a ipotizzare è che questa persona sia, questa ragazzina sia la, l'amichetta di cui avevamo letto, Michelle. Vedi, e questo è un buon modo di introdurre il personaggio, nel senso che... È carino introdurlo prima... il personaggio prima, spiegare chi è e farlo tramite i documenti che abbiamo trovato. Questa è la cosa giusta, cioè letteralmente l'unica cosa giusta che hanno fatto con questi documenti finora nel gioco. Presentarmi il personaggio di Michelle, che credo, perché io credo che sia Michelle, chiaramente non ne ho la certezza. Aia. Presentarmi Michelle tramite i documenti. Perché c'è il plot twist, cioè, ok. Beh. Ok. È diventata Scary Anne a caso, dal nulla, va bene. What the fuck? È diventata Scary Anne 2.0? Memories can be erased. Sì. It's not your fault that you forgot that child. And it's time for you to recall. Does she remember last time? No, she can't. Oh, vedi, quello che dicevo l'ultima volta. Yet another obstacle awaits below. Bravi, ecco. Così si fa, cazzo. Così. Allora, è letteralmente quello che io ho detto nella puntata di ieri. Cioè, o ieri o l'ultima volta, non mi ricordo, insomma. Cioè, come Cristo si fa la narrazione di un gioco. Tu mi piazzi i fogli in giro che mi spiegano una cosa e io dico, ok, mi hai detto questa cosa che è correlata in qualche modo a N. Capisco che ha senso ed è importante nel contesto di quello che sto giocando. Perfetto. Ma non riesco a fare... non riesco a completare il puzzle, ok? Perché mi manca qualche pezzo. Poi entro nella boss fight, scopro questa ragazzina e dice... e lei mi dice, ti sei dimenticata di me. Perfetto, faccio 2 più 2, capisco. Ah, cancellazione della memoria, Michelle e Anne. Anne ha dimenticato Michelle. Fantastico. Poi compare lei e aggiunge il pezzo mancante ancora di più. E ti fa dire, ok, non solo tu hai dimenticato Michelle, l'hai dimenticata perché ti hanno cancellato la memoria, e perché Adam era in combutta con C. Vedi, Cristo, così si fa. Non che lei arriva, ti fa lo spiegone, e comunque non ci capisci un cazzo perché quello spiegone è stato completamente inutile, fondamentalmente. Così si fa. Porca miseria. Porca miseria. Credit given where credit's due. Aspetta, tutto questo è stato fatto da Alan? Ah sì, è solamente un'altra pedina del consorzio. Il consorzio? Sì, il cerchio consorzio. L'Alan che conosci è un membro dell'organizzazione. Alan rientra in questo cerchio consorzio. Il dottore è stato mandato a monitorare il tuo status. Per tenerti sotto controllo e monitorare il tuo entanglitis. Entanglitis. Un nome che si sono inventati, che è fondamentalmente la tua abilità di entrare in contatto con l'Interland. Un posto che loro vogliono controllare tanto tanto. Ma, donna mascherata, se sei così tanto, puoi dirmi dov'è mio fratello?
credo che tu sappia dove è andato. Continua a proseguire, ricordati. La tecnologia di teletrasporto di Castor è nelle profondità della base, devi distruggerla. Perché? Chi è questo? Cos'è sta roba? Perché devo distruggerla? Altrimenti la tragedia accadrà di nuovo e di nuovo, ancora e ancora. Non ho capito. Ricordati, devi fermare la tragedia dall'accadere. Devi fare ciò che serve per distruggere il dispositivo di teletrasporto di Castor. Castor sarebbe C, penso. Dove stracazzo siamo noi in tutto questo? Scusate. Ah, ok, siamo ancora nell'ufficio di Adam. Nel laboratorio di Adam. I've brought Sigrid back here. She's stable. Sigrid used her power and was able to break the chain. Also, Zero Six has arrived. Zero Six, immagino che siamo noi. C is already affected. We need to move. He is changing rapidly. Sigrid is the only one who can help him now. Kay has arrived at the council chamber. Impetuous as always. Time to act separately. Lead Zero Six toward the inner consortium. I'll meet her there. What about her brother? I got the boy before C. Good. Use him to get Zero Six to us. Va bene. Quindi noi fondamentalmente dobbiamo. Anne! Can you hear me? I'm here. Oh, he's scared of me. Did Dr. Shady branch out or something? Dr. Shady? Based on what the masked woman just told me, we're at a secret organization base. Whoa, I smell a conspiracy. E boh, ok, I guess. Io volevo un punto dove salvare in realtà. Ma immagino che no. Ho altri punti da spendere qui. Ho trovato altri chip? No, me lo sono sognato, va bene. Ho altri punti da spendere, quindi abbiamo 6. Possiamo aumentare la difesa, che potrebbe essere interessante. Oppure attendere per aumentare ancora i nostri HP. Ma io aumentare la difesa. Perché secondo me è più utile. E va bene. Proseguiamo, I guess. Ma? C'è un tizio a cui è esploso lo stomaco, credo. No one but an eye. Ah no, proprio sono esplosi tutti. Questo gli è esploso il cranio. Questa sembra che gli hanno sparato. Però ride, quindi va bene. Perché Anne non mi sembra in alcun modo preoccupata da questa cosa? Attende... Ok, questo stava aspettando ordini. Oh. Non ne ho la più pallida idea, zi. Spaventati a morte? Cioè, scusami, questo ha le budella che gli escono dalla panza. Questo ha il cranio esploso. Questo ha diversi colpi di pistola. E sta perdendo sangue dalla bocca. Spaventati a morte. Beh, diciamo che abbiamo concetti abbastanza differenti di spaventato a morte, lasciamelo dire, Yane. A un punto dove salvare. Oh, I ran into some armed men. They seemed to be searching for something, so I decided to follow them. Maybe they can lead me to N540. Va bene, ok. Io ormai ho smesso di farmi i problemi con Ryan, non ha neanche più senso.
Access denied, perfetto. Perfetto. In tutto questo nessuno ha fatto commenti sulla nuova Scary Anne, cioè lei si è comportata come se nulla fosse. E non capisco la motivazione, sinceramente. Oh, ecco un altro chip, vediamo un po' cosa abbiamo. No? C'è scritto Abandoned qualcosa qualcosa? Boh, evidentemente no. Forse un riciclabile. Quintuca. Che cazzo è Quintuca? Power module. Vabbè. Ah, ok, quello è coso, il coso per... Ah, eccolo qua. Abandoned Memory Store. Ok, sì, probabilmente sono delle robe che ci servono per craftare altri... Ok, livello 1. Di qui cosa abbiamo? Oh, perfetto. Perfetto, stavo giusto cercando qualcosa. Oh, scusami, micetta. Perdonami, perdonami, non volevo, non sapevo che tu fossi ai miei piedi. Ok, salviamo e chiudiamo qui. Allora, chiacchierata molto veloce su quello che è successo stasera, perché penso di essermi dilungato abbastanza già pochi minuti fa. Porca puttana, finalmente si sono resi conto che l'approccio di ieri era una merda e quindi hanno hanno fatto quello che avrebbero dovuto fare per tutto il gioco, ovvero utilizzare dei foglietti che ti dessero qualcosa di significativo da leggere, non solo delle puttanate che sono completamente inutili al fine della storia. Sono contento del fatto che un pochino stiano finalmente tirando fuori, ripeto, un pochino di risposte. E con risposte intendo, mi hanno fatto leggere una roba e dopo 5 minuti mi hanno spiegato che cosa significava. Però almeno abbiamo un minimo di informazioni in più con cui lavorare. Ovvero, Anne era chiaramente la bambina di questi laboratori. Vabbè, questo ci potevamo arrivare, non è che ci volesse un fenomeno. Ma sappiamo anche che Alan è uno dei cattivi e che i cattivi hanno catturato Ryan. Ma soprattutto che i cattivi si dividono in due gruppi. Quindi ci sono la scimmia con il tizio che hanno preso Sigmund, o Siegfried, la ragazzina, insomma, la Loli. E loro sono da una parte, e questo gruppo sta cercando di fermare C. Credo. D'altro canto, però, ci sono ancora un sacco di cose che noi non sappiamo, e anzi hanno aggiunto carne al fuoco, come se non bastasse. O meglio, più che aggiungere carne al fuoco, io credo che loro ci stiano indirizzando, o meglio, parlo nello specifico del dialogo che abbiamo avuto con la ragazza misteriosa subito prima di concludere la serata, ovvero lei che ci ha detto di distruggere questo tech teleportation device di Castors. Io credo che Castors sia C. Penso che sia abbastanza sensato il fatto che l'iniziale del nome sia ciò che poi va a costruire, no? C, Castor, insomma il collegamento penso che sia quello. Ma non mi hai spiegato che cazzo è questo teleportation device, non mi hai spiegato per quale cazzo di motivo io dovrei volerlo distruggere, non me l'hai neanche mai fatto vedere. Cioè, noi l'abbiamo visto in una cutscene per sbaglio dietro di lui e non sappiamo cosa ci sia di sbagliato. Cioè, è quello innanzitutto, grossa domanda, se è quello, perché devo distruggerlo? E soprattutto, come fa questa ragazza a saperlo? Ma soprattutto, anche se io giocatore so che cos'è, perché magari me lo sono tirato fuori dal cilindro e miracolosamente sono riuscito ad azzeccarlo, per quale cazzo di motivo lo stai dicendo a Anne, che questa cosa non la sa, non l'ha mai visto C, non ha mai visto il suo dispositivo di teletrasporto, non sappiamo che cazzo sia, ma soprattutto ancora, perché Anne non batte un ciglio su questa cosa? Perché Anne non dice...
il teleportation device di Castor? Chi è Castor? Che cos'è questo teleportation device? Perché devo distruggerlo? No, lei tira dritto, dice ok, va bene, vado. Non ha senso, non ha senso. Nessuno al mondo reagirebbe in questo modo. Nessuno. Perché è così poco realistico il modo in cui si comportano questi personaggi? Perché? Come il padre ha visto dei tizi armati fino ai denti con un furgone blindato. Probabilmente erano una casa famiglia, sai come sono venuti a prendere la bambina, avevano i suoi documenti. Che fai, non gliela lasci? Sicuramente in buone mani. No! No! Cioè, anche lì, passi che magari Holtz stava facendo una battuta, ok? Della serie, avevano i documenti ma erano anche armati fino ai denti, non è che potevo contrattare granché, ho dovuto dare loro la bambina. Mettiamo caso che è una battuta che si è persa con la traduzione, ok? Per qualche motivo, va bene, lasciamo da parte. Ma Anne che non risponde, che non dice per quale cazzo di motivo questa gente aveva... era alla ricerca di questa bambina. Non si fa domande, non... è terribile, è terribile. È davvero terribile sto gioco. Mi sta tirando scemo. Mi sta tirando scemo, ma ormai siamo arrivati, penso, quasi alla fine. Questa è la quarta puntata, credo. Quindi vuol dire che, in teoria, prossima puntata, massimo altre due dovrebbero essercene. E noi siamo ancora con un sacco di domande in testa. Signore e signori, io vi saluto, vi do la buonanotte, un bacione, grazie mille per essere passati come al solito, ci becchiamo domani sera alle 21, non con Anno Mutationem, o almeno non all'inizio, perché facciamo una live sul showcase della 505 che si terrà domani pomeriggio, ma io sono a lavoro, quindi noi lo guardiamo in differita la sera, e ci sarà anche Barbara, quindi niente, statemi bene, un bacione, buonanotte, a domani, ciao belli.